E dopo 43, dopo l'8 settembre, siamo, l'angolo, siamo venuti a casa a piedi. Ah, però. Da Susa. E quanta serve da sé? Quanta serie? Quanta era? Quanta serie di Piacenza? Gnadiati di Piacenza? No, no, eravamo di guardia in quattro, un caporale e tre. Eravamo in guardia là dove c'è un canale d'acqua. C'è una diga. C'era un paravento. Un piccolo. Diga! Si dormiva là e poi è scoppiato. È venuto l'armistizio. È finito, siamo scappati. E io l'angolo? Tutti via. Ah sì, no, noi non siamo stati avvertiti. Ah no? Da, e come hai fatto a sapere allora? Da lì eravamo fissi là e si andava a prendere il lancio là a Susa, una volta sì, per tutti via. Quando è finito non abbiamo saputo, dei borghesi che è finito, allora siamo scappati per nostro conto. E in tre eravamo una famiglia su e io ero con la moglie e un figlio, veramente. Siamo stati là ancora 8 giorni, che c'era il mare, c'era. E poi abbiamo visto che tutti scappavano, un di qua, di là, hanno buttato via le armi e noi abbiamo nascosto le armi e eravamo vestiti da borghese, ma qualche modo via. E poi siamo partiti in tre. Ed uno è scappato per suo conto. E noi in tre siamo partiti per nostro conto, a piedi, piano piano siamo arrivati a casa. Quanto vi ho messo le vaghe? Quanto tempo vi ho messo le vaghe? Circa una settimana, perché se non continuava ad andare, perché se di notte si fermavano, una famiglia di qua, un paese, dove si poteva così. Ma era tutto così perché noi eravamo per nostro conto, poi erano tutti scappati. Sì. È successo un po' di loro. In ogni modo a casa siamo arrivati. E dopo, ma quei tedeschi, come le sta la questione? Chi tedeschi, dopo il professor Cavo? I tedeschi, sì, noi comandavano i tedeschi. Eravamo a casa, ma... E poi, erano i tedeschi. Prende, perché poi erano quasi tutti tedeschi,